Siamo all'inizio del 1980 e Marcello Dell'Utri viene intercettato al telefono con Vittorio Mangano. Durante quella telefonata, Mangano propone un suo nuovo affare a Dell'Utri e gli dice di chiedere i soldi al suo amico Silvio. Ma Dell'Utri risponde testualmente: quello lì non li suda, cioè non paga. Infatti, in quel periodo, Dell'Utri non è più braccio a braccio con Berlusconi, perché sta facendo affari con un altro personaggio, Filippo Rapisarda. È legato a questa vicenda il pentito Angelo Sino, che dichiara che, da quando Dell'Utri se n'è andato ad Arcore, Berlusconi viene pressato sempre di più dal clan Pullara, con richieste economiche sempre più alte e aggressive. Proprio per questo, Berlusconi richiama Dell'Utri e lo promuove al numero 3 del gruppo Fininvest. Oltre a questo, fonda Pubblicità 80 e nomina Dell'Utri come presidente e amministratore delegato. Durante questi cambiamenti societari, arriva una soffiata a Silvio Berlusconi, che lo avverte che arriverà una visita della Guardia di Finanza, questa volta a casa Fininvest. Berlusconi, in quel momento, entra in uno stato di forte agitazione e scrive una lettera a Bettino Craxi per provare a intervenire e fermare la minaccia. La lettera recita testualmente: «Caro obiettivo, come ti ho accennato verbalmente, Radio Fante ha annunciato che dopo la visita a Torino, la polizia tributaria si interesserà a me. Ti ringrazio per quello che crederai sia giusto fare». Nel 1983 arriva la prima inchiesta giudiziaria, che evidenzia che Silvio Berlusconi potrebbe finanziare un importante traffico di sostanze stupefacenti che vanno dalla Sicilia per tutta l'Italia, soprattutto in Lombardia e Lazio, e arrivano fino in Francia. Oltre a questo, Berlusconi sarebbe al centro di grosse speculazioni edilizie e opererebbe nella Costa Smeralda attraverso delle società estere. Infatti, è accertato che Berlusconi inizia a fare affari col faccendiere Flavio Carboni, un personaggio legato a Pippo Calò e alla banda della Magliana. Carboni è il personaggio che poi cede a Berlusconi quei terreni su cui sorgerà la sua famosa villa in Sardegna, Villa Certosa. Ma oltre a tutto questo, entra in società con Carboni nella mega speculazione Olbia 2, dietro un finanziamento enorme del boss Pippo Calò e di alcuni esponenti della banda della Magliana. Verso la fine dell'anno, legato sempre a questa inchiesta, la polizia fa una retata a casa di Lario Legnaro, un socio del boss catanese Gaetano Corallo. Durante la retata, quell'amico del boss viene sorpreso in compagnia di Marcello Dell'Utri. Questa inchiesta sul traffico di droghe e riciclaggio è stata aperta il 30 maggio 1983, ma verrà poi archiviata nel 1991. In tutti questi movimenti, investimenti e costruzioni edilizie, Berlusconi sta portando avanti anche un'altra idea, quella del settore televisivo. Infatti aveva già convertito Canale 5, trasformandola da una costola di Telemilano 58. Poi, nell'82, aveva acquistato Italia 1 dall'editore Rusconi e nell'84 aveva anche acquistato Rete 4, in questo caso dal gruppo Mondadori, chiudendo quello che è diventato il suo tridente televisivo, che poi farà la storia della televisione italiana. E con questo tridente inizia il primo atto della concorrenza al monopolio della Rai. Infatti, in quel momento storico, la legge vieta di trasmettere i programmi in diretta e in simultanea su tutto il paese, perché questo è ancora un privilegio che detiene solo la Rai. Ma Berlusconi non ci sta e fa una mossa inaspettata. Compra l'Elettronica Industriale, che è una società di antenne di proprietà di Adriano Galliani, così da permettergli poi di trasmettere in contemporanea dei programmi preregistrati. Lui lo fa su tutte le emittenti regionali, ma col marchio delle tre reti televisive. E con questo escamotage crea una sorta di finto effetto diretta su tutto il paese. Ma essendo considerato illegale, il 16 ottobre i tribunali di Roma, Torino e Pescara sequestrano tutti gli impianti di trasmissione e dichiarano tutte le trasmissioni di Berlusconi illegali. Ora, la richiesta dei tribunali per cercare di rientrare in un contesto di legalità non è quella di non trasmettere, ma di mandare quei programmi almeno in orari un po' sfasati, anche di pochi minuti, facendo una piccola differenza da regione a regione. Berlusconi, invece, decide di fare un'altra mossa. Si auto-oscura tutte le reti e finge che i giudici gli abbiano appena spento le trasmissioni. Da quel momento, una buona fetta della popolazione italiana insorge e inizia a protestare,
Oltre a questo si aggiunge Maurizio Costanzo, che porta avanti la campagna Vietato Vietare. Ma di questi personaggi, quello più importante è Bettino Craxi, perché interrompe in anticipo quella che era una sua visita di Stato a Londra per incontrare Margaret Thatcher. Arriva in Italia in anticipo e fa in modo urgente un decreto, detto Decreto Berlusconi. Ma questo decreto non viene convertito in legge, perché anche la Democrazia Cristiana lo ritiene incostituzionale. Ma 7 giorni dopo, Craxi ci riprova e varò un Berlusconi bis e minaccia tutti i partiti alleati di elezioni anticipate in caso di una nuova bocciatura. E così, il 4 febbraio 1985, quel decreto diventa legge e rende legale l'emittenza privata di Berlusconi. Ma quel secondo decreto non basta, perché aveva una validità di soli 6 mesi. Così, verso la metà del 1985, si vara poi il Berlusconi Ter e si sistema tutto, aprendo poi la strada alla legge Mammì, che sistemerà le cose. Dopo queste leggi repentine e disponibilità immediata, Bettino Craxi inizierà a ricevere sui suoi conti svizzeri una enorme quantità di soldi versati da Fininvest. Si arriverà fino a un totale di 23 miliardi di lire nel 1991, che corrispondono a quasi 30 milioni di euro ai giorni nostri. Tutti questi soldi arrivano da una cassaforte occulta, la società estera Oliverian Casafort di Silvio Berlusconi. Ma Berlusconi non intende fermarsi. Non si ferma con l'edilizia, non si ferma con le televisioni. Nel 1986 entra anche nel mondo del calcio e compra il Milan. Da lì poi inizia una campagna acquisti storica e una serie di successi internazionali. Ma anche qui i grandi campioni verranno acquistati in parte con contratti regolari e in parte in nero, con conti esteri che appartengono a società costituite in paradisi fiscali. Una su tutte è la società panamense New Amsterdam. Verso la fine di quell'anno, il 28 novembre, accade qualcosa di piuttosto grave. Infatti, esplode una seconda bomba contro la cancellata del palazzo di Via Rovani, perché la prima era già stata piazzata nel 1975. Dopo quell'esplosione, Berlusconi chiama di fretta Dell'Utri, che è intercettato per un'inchiesta di mafia. Vista quella precedente bomba del 75, tutti sono convinti che la mano sia di Vittorio Mangano. Invece, il pentito Antonino Galliano dichiara che l'attentato è opera dei catanesi e sono in accordo con Totò Riina. Infatti, Nitto Santapaola e successivamente anche Riina vogliono legarsi a Bettino Craxi, che in quel momento è anche primo ministro, e vogliono farlo tramite Dell'Utri, in vista delle elezioni politiche del 1987. Ma la vera motivazione di Cosa Nostra è quella di far vincere il PSI, il Partito Socialista Italiano, e quindi far fuori la Democrazia Cristiana e Andreotti, che non hanno bloccato il maxi processo di Falcone e Borsellino. E oltre a questo tipo di intimidazioni per ottenere contatti con altri politici di spicco, ricominciano le intimidazioni per estorcere denaro a Silvio Berlusconi. La data del 17 febbraio 1988 è segnata da una telefonata intercettata tra Berlusconi e un suo amico immobiliarista, Renato Della Valle. Questa telefonata svela un retroscena oscuro. Berlusconi dice all'amico che sta per mandare all'estero tutti i figli perché ha ricevuto delle estorsioni gravissime. Dice che è una cosa che gli è capitata 10 anni prima, ma che sono tornati da capo. E allora confida all'amico che se entro una settimana non fa una certa cosa per loro, senza specificare cosa, allora quelli gli consegnano la testa del figlio, Pier Silvio, ed espongono poi il suo corpo in piazza del Duomo. Berlusconi conclude quella chiamata dicendo che se fosse sicuro prima di togliersi il problema delle minacce, allora pagherebbe tutto e subito. Fortunatamente a Pier Silvio non è successo niente, ma Berlusconi comunque non ha denunciato l'evento e davanti ai giudici di Palermo si è avvalso della facoltà di non rispondere. E così, mentre i figli stanno in America, Berlusconi continua nella sua scalata, entrando in un altro settore, acquista la Standa e rileva tutte le azioni di Leonardo Mondadori, diventando il terzo socio del gruppo Mondadori, dopo De Benedetti e la famiglia Formenton. Carlo De Benedetti aveva capito la mossa di Berlusconi e gioca d'anticipo, va dalla famiglia Formenton e li convince a firmare un precontratto, impegnandoli a cedere il controllo dell'azienda entro il 30 gennaio 1991. Ma Berlusconi non ci sta e verso la fine dell'anno va dai Formenton e li convince
convince a ritirare l'accordo con De Benedetti e ad accettare il suo. Così, all'inizio degli anni 90, Berlusconi entra nella presidenza del gruppo Mondadori. Ma De Benedetti sa bene che quel precontratto rende illegale la mossa di Berlusconi e della famiglia Formenton. Quella controversia viene affidata a un collegio arbitrale, formato da un arbitro scelto dal presidente della Cassazione e altri due arbitri, che difendono le due parti. Quel collegio dà ragione a De Benedetti e quindi le azioni Mondadori devono tornare a lui. Ma a quel punto Berlusconi lascia la presidenza, ma con i Formenton va davanti alla Corte d'Appello di Roma e il 24 gennaio la Corte ribalta il verdetto e dichiara nullo l'accordo di De Benedetti. Il giudice di quella sentenza è Vittorio Metta, che dopo 15 anni verrà condannato per aver venduto quel verdetto per 400 milioni di lire, provenienti da conti esteri della Fininvest. Da quel momento in poi, Berlusconi inizia una rivolta da parte dei direttori e dei giornalisti di tutto il gruppo Mondadori. Giulio Andreotti, allarmato da quell'evento, mette in mezzo un mediatore di fiducia, Giuseppe Ciarrapico. Alla fine, la vicenda si conclude con un accordo di spartizione. La Repubblica e l'Espresso tornano a De Benedetti, mentre Panorama e i libri restano a Fininvest, che riceve da De Benedetti anche 365 miliardi di lire come conguaglio. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Ci vediamo al prossimo video!